Eccolo qua, bentornati, anche di sabato, e non sarà l'unico appuntamento di oggi perché poi ci rivedremo nel post partita dell'Italia, perché oggi iniziamo questi ottavi di finale degli europei. Vedremo se sarà una giornata di lutto per il popolo italiano o se sarà una giornata di gioia per sperare di poter avanzare ulteriormente all'interno di questa competizione, dove non dimentichiamocelo mai, ma siamo i campioni in carica, anche se fa un po' strano, fa un po' effetto ricordarlo, ma è così. Dopo un girone troppo brutto per essere vero, bisogna cercare di riaggrapparsi un po' anche alla nostra storia e alle nostre consapevolezze, nonostante siano cambiati incredibilmente tantissimi giocatori nel giro di 3 anni e non di 4, perché questo europeo è stato giocato prima, anzi quello qua altro, quello dopo è stato giocato dopo del previsto, perché dovevamo giocarlo nel 2020, ma a causa Covid è stato giocato nel 2021, quindi da quell'europeo vinto sono passati soltanto 3 anni, con in mezzo l'ennesima qualificazione mondiale non raggiunta. Sono cambiati tanti calciatori, una parentesi molto particolare, nonché anche il CT, perché non c'è più Mancini ma c'è Spalletti, quindi vedremo cosa succederà. Spalletti che sta pensando a un 4-3-3, ok, finalmente la volontà di cambiare qualcosa che non aveva convinto probabilmente con questi ibridi di difesa a 3 e difesa a 4, non aveva convinto la volontà di inseguire una predisposizione forse più idonea alle caratteristiche dei giocatori, perché stanno già giocando con quei moduli, quindi blocco Inter, blocco Juve, difesa 3, si va verso il 4-3-3 che è un po' più nelle corde anche di Spalletti, secondo me era il modulo insieme al 4-2-3-1 che mi aspettavo di vedere pre-europeo, e poi invece si è voluti andare avanti con quelle certezze ereditate dagli allenatori dei club. Vediamo se cambierà qualcosa. Chiesa in attacco, si parla di un attacco composto da Chiesa a destra, Scamacca centrale, Del Cerau a sinistra. Boh, secondo me anche Zaccagni potrebbe avere la possibilità di essere introdotto all'interno del ballottaggio, El Shaarawy che non ha ancora fatto nessun minuto in questa nazionale, però è una formazione che mi ispira e devo dire anche che mi intriga, perché credo che sia necessario sfruttare gli esterni l'uno contro uno in velocità nelle ripartenze, e attenzione perché dovrebbe giocare titolare anche Nicolò Fagioli, che era entrato nell'ultima partita con la Croazia e ora potrebbe partire addirittura da titolare. Credo che sia giusto così, anche perché Fagioli al posto di Jorginho credo che sia un cambio naturale, e ve lo dico da praticamente inizio europeo, già dalla partita con l'Albania. Stasera Calafiori è squalificato, è una sfortuna per la nazionale, ma se vogliamo è una fortuna per la Juve lato mercato, perché qui ogni partita che fa Calafiori aumenta di valutazione. Se fa l'assist prende 20 milioni, se fa l'autogol però non cala. È ovvio che l'autogol non è nemmeno colpa sua, anzi tutt'altro, Calafiori è e rimane un calciatore fortissimo. Anche nella partita con la Spagna ha dimostrato di essere uno dei migliori della retroguardia, però mi fa sempre ridere che i prezzi vanno sempre solo su e mai stabilizzati, nemmeno mai giù a seconda di quello che accade. Vedremo che cosa succederà oggi e lo commenteremo nel post partita. L'altro, leggevo una riflessione prima su Twitter di Giovanni Albanese legata all'europeo, ma che è un intreccio anche con la Juve. Si parlava di Fagioli, appunto, di Yıldız e di Dragusin, che sono 3 giocatori ancora presenti nelle fasi finali eliminazione diretta di questo europeo, e sono 3 giocatori che provengono tutti dalla next gen della Juventus, quindi questo va a dimostrare anche il lavoro che è stato fatto, un lavoro certosino, un lavoro di qualità, un lavoro anche di pazienza su determinati profili che poi oggi sono pronti per giocare questi palcoscenici. Non stiamo parlando di roba da ridere, quando si arriva a queste fasi con le nazionali significa essere anche particolarmente pronti. Dragusin che è andato a giocare in Premier, Fagioli che oggi parte titolare perché abbiamo visto che senza si fa un po' più fatica, Yıldız che è titolare con la Turchia, è l'unica volta che non è partito titolare, la Turchia non ha vinto, quindi iniziano a essere dei giocatori già con un nome, con una storia, con anche tanta fiducia riposta in loro da parte dei tifosi delle rispettive nazionali, quindi sono contento di questa riflessione. E leggevo tra l'altro un tweet di Schira di pochi minuti fa che parla di un altro giocatore della next gen della Juventus, che in questo momento è un componente della rosa della prima squadra, cioè Hans Nicolussi Caviglia, che è cercato da Venezia, Como e Parma, e la Juventus sarebbe disposta a cederlo, una valutazione che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Quindi attenzione, andiamo a vedere se la Juve andrà a fare questo colpo in uscita, se riuscirà ad aggiungere
anche qualche altro soldino per tornare un po' a quello che è stato il video che vi ho portato ieri all'interno del calderone che porterà poi determinati acquisti. Vedete, ci sono alcuni giocatori come Yıldız e Fagioli che saranno dei perni anche della Juventus dell'anno prossimo, immagino che saranno dei titolari comunque, o nella lista dei 12-13 giocatori che oscillano tra i titolari e i primi riserve. Poi ci sono altri giocatori come, per dire, Dragusin, che è già stato monetizzato, magari Nicolussi che sarà monetizzato, Barrenechea e Ealing che sono stati monetizzati. Non è che li puoi mettere tutti, cioè l'idea che tutti quelli che vengono giù dalla next gen poi diventeranno tutti titolari è quanto di più sbagliato possibile. Non succederà mai una roba del genere. Magari alcuni saranno utilizzati come ricambio nel turnover, altri come pedine per arrivare ad altri giocatori, e altri appunto faranno la loro carriera in prima squadra della Juve. Credo che sia tutto logico così, vanno valutati i profili, quindi vediamo cosa deciderà di fare la Juventus anche col profilo di Hans Nicolussi Caviglia, che io terrei comunque come riserva, però capisco che magari ci possa essere la volontà di monetizzare la cessione del calciatore. Attenzione, a proposito del Como, leggevo prima, sono interessati a Varane dello United, boh, molto particolare come nome, mi ricordo un po' la trattativa che portò Ribéry alla Salernitana, anche se in realtà il Como è un po' più ambizioso come proprietà, e Varane non ha l'età che aveva Ribéry, che era fine carriera, quindi vediamo se riusciranno a completare questo trasferimento. E a proposito di nazionali, dobbiamo parlare ancora, anche nella seconda parte del video, ma lato Juventus, perché Douglas Luiz ieri sera ha giocato la parte finale del secondo tempo della Coppa America con il Brasile, hanno vinto 4-1, lui non ha influito sui gol perché erano già stati segnati tutti quando è entrato, ma ha procurato l'espulsione degli avversari, di uno degli avversari, e quindi il Brasile è riuscito a vincere la partita di Coppa America, a portarsi a casa tre punti importanti. A breve ci sarà anche il comunicato ufficiale per l'arrivo di Douglas Luiz alla Juventus, che ieri ha completato l'iter delle visite mediche e quindi molto probabilmente sarà il primo giocatore ad essere ufficializzato nella Juventus di Thiago Motta. Attenzione che c'è un'esclusiva da parte di Alfredo Pedulla riguardante Huijsen, e cioè la Juventus lo vuole cedere, ma questo lo sapevamo già, vuole ricavare una trentina di milioni di euro dalla cessione del difensore. Prima parlava di next gen, di giocatori che possono essere confermati, altri che possono essere ceduti, eccetera eccetera. Sapevamo della presenza di due club tedeschi e la possibilità di inserirlo in una trattativa con l'Atalanta. Si aggiunge una squadra di un certo livello, perché si aggiunge il Paris Saint Germain, una squadra che storicamente ha tanti soldini da parte, che potrebbe anche ipervalutare i cartelli dei calciatori, che però sta attraversando una nuova fase della propria storia, nella quale non va a strapagare i giocatori, a prendere i giocatori già pronti, va a prendere le figurine, le colleziona, ma cerca di far crescere all'interno della squadra andando a prendere i profili giovani più interessanti. L'abbiamo visto già nella passata stagione, e il PSG ha fatto anche una buona Champions League, un buon percorso in Champions League, che va un pochino a ridimensionare da un certo punto di vista l'importanza e l'impatto che hanno sul mercato, ma dall'altro secondo me aumenta la pericolosità del PSG. Basta soltanto che abbiano pazienza, e la pazienza la potrebbero avere proprio nei confronti di Huijsen, atteso una chiacchierata perlomeno tra Juventus e PSG per cercare di capire se ci sarà la possibilità di strappare il difensore centrale che ha giocato a Roma nella seconda parte di stagione. Kefren Thuram sempre più vicino, ci sono delle accelerate improvvise della Juventus, vorrebbe chiuderlo già nella prossima settimana, ora oggi è sabato quindi domani è domenica, ma all'inizio della prossima settimana si potrebbero rincontrare per definire gli ultimi cavilli, gli ultimi dettagli. La trattativa sembra destinata a concludersi, sembra destinata a chiudersi, oggi è il 29 di giugno, quindi manca veramente poche ore alla scadenza del contratto di Rabiot con la Juventus. Credo che le due cose non siano scollegate, quindi la scadenza del contratto di Rabiot e la fretta della Juventus di chiudere Thuram. Bene così, so che da parte che a Rabiot sono arrivate offerte anche da parte di squadre come il Milan, questo si legge negli ultimi giorni, vedremo che cosa deciderà di fare il francese. Io sono gran fan della trattativa che porta Kefren Thuram alla Juventus a sostituire Rabiot, anche se, come vi ho già detto l'altro giorno, per me oggi l'impatto che hanno è differente, ma ovviamente Thuram ha ampi margini di miglioramento, mentre Rabiot è un classe 95 e nella prossima stagione andrà a spegnere 30 candeline, quindi credo che sia giusto anche da parte della Juve rinunciare
rinunciare a un giocatore che è nell'apice della carriera, ma che ovviamente vuole una valutazione elevata e sta cercando anche magari una squadra con uno status differente, per andare a prendere un giocatore da formarsi in casa, a maggior ragione a quelle che sono delle condizioni di contratto difficilmente rinunciabili. Attenzione però, perché Thuram andrà a fare anche le Olimpiadi 2024 a Parigi con la Francia, che è allenata da Titi Henry. Ho letto una simpatica dichiarazione di Henry, che diceva era dall'università, dai tempi dell'università, che non ricevevo così tanti no, perché l'idea originale era di portare nei convocati anche Kylian Mbappé, che però è stato prontamente rimosso dalla disponibilità da parte del Real Madrid. Gli ha detto non se ne parla neanche, e quindi Mbappé non andrà a giocare le Olimpiadi a Parigi con la Francia, ma Thuram sì, è stato convocato e quindi avrà anche questo passaggio intermedio in quest'estate. Lui, che non è convocato per l'Europeo, rappresenterà comunque la sua nazionale alle Olimpiadi. Non ci sarà l'Italia, non c'è una rappresentanza dell'Italia, è davvero tanti anni che l'Italia non partecipa alle Olimpiadi, se non ricordo male dal 2008, quindi abbiamo da concentrarci soltanto sull'Europeo. E poi ovviamente, ragazzi, non sto nemmeno a dirvelo, ma tra 48 ore inizierà a infiammarsi veramente il mercato, perché sappiamo che il mese di luglio è determinante, perché iniziano i ritiri, ci sarà la conferenza stampa e presentazione di Thiago Motta, inizieranno ad esserci dei giocatori che vorranno muoversi per andare a giocare nelle squadre, già a partire, fare la preparazione, ci saranno tutte queste cose qui che ci porteranno nel giro di 30-40 giorni a presentarci in campo per il fischio d'inizio della Serie A. Quindi tempo di finire l'Europeo sì, ma nel frattempo le squadre del club inizieranno a muoversi, perché sono due cose che vanno avanti in parallelo. Poi i nazionali avranno qualche giorno di riposo in più, ma nemmeno tantissimi, perché c'è da preparare una stagione che sarà ancora una volta lunga e faticosa, a maggior ragione per la Juventus, che avrà pure il mondiale per club. Quindi, come potete vedere, non ci annoieremo, sarà veramente un'estate calda, non solo per il clima ma anche per il calciomercato della Juventus. Lasciamo cucinare Cristiano Giunturi. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo oggi per il post partita dell'Italia. Passeremo? Secondo me sì, ma faremo molta fatica, molta.